Siamo a Reggio Emilia, dinanzi alla sezione Lombroso, che ospita il Museo di Storia della Psichiatria, di recente restituito alla città di Reggio e alla comunità. Ci inoltreremo all'interno del Museo di Storia della Psichiatria per scoprire le tracce di tanta sofferenza umana che ha prodotto la malattia psichiatrica, la malattia mentale. Scopriremo strumenti terapeutici come l'urna della goccia, i letti di contenzione, l'elettroshock, oppure gli strumenti che provocavano e davano davvero una limitazione forte della libertà delle persone, strumenti terapeutici o vissuti come tali che in realtà erano veri e propri strumenti di tortura. Nel Museo di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia ritroviamo e possiamo ripercorrere le tappe della storia del San Lazzaro, che è stato l'ospedale psichiatrico di Reggio, e possiamo dire dell'intera psichiatria italiana. La storia del San Lazzaro in realtà comincia molto prima, comincia già nel 1200, quando questo luogo era un lazzaretto, il nome San Lazzaro lo chiarisce bene. Era un lazzaretto, ha ospitato lebbrosi, ha ospitato appestati, finché, e qua siamo già nel 1800, finché il duca Francesco IV d'Este chiese a un giovane medico di trasformare questo luogo in cui tutti i tipi di devianza e tutti i tipi di marginalità sociale venivano ospitati, trasformarlo in un ospedale psichiatrico. All'epoca si chiamava, con un nome che può far sorridere, la Real Casa dei Pazzi degli Estensi. Così fece questo medico, andò a visitare l'Aversa, andò a visitare Firenze, andò a visitare i luoghi in cui in Italia esistevano già manicomi, e qui nacque il San Lazzaro. Qui nacque il San Lazzaro ed era l'epoca, siamo a metà dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, era l'epoca del cosiddetto trattamento morale, cioè sulla spinta anche di innovatori, Pinelli in Francia, Tuke in Inghilterra, anche in Italia, Chiaruggi in Italia, anche in Italia si cominciò a pensare alla malattia mentale non solo come a una situazione di che meritava l'esclusione sociale e la custodia e la chiusura all'interno di luoghi, come peraltro erano di fatti i manicomi, ma anche come a una malattia che andava curata, possiamo dire curata fra virgolette, perché la cura in realtà in quell'epoca era sostanzialmente di tipo pedagogico, si trattava di rieducare in modo paternalistico queste persone e fare in modo che rinsavissero, cioè che ritrovassero la salute mentale, diremmo oggi. In che modo? Ricreando all'interno del San Lazzaro tutte quelle condizioni e quegli stimoli di vita che le persone hanno nel loro contesto normale. Ed è così però che parte un San Lazzaro che diventa quella che poi sarà nei decenni successivi una città nella città. Una città nella città, un luogo in cui i pazienti lavorano, i pazienti socializzano, i pazienti hanno una vita che deve ricondurli dalla follia alla salute. Naturalmente tutto questo è stato un'epoca di grande ottimismo terapeutico, di illusioni anche terapeutiche, era però, non va dimenticato, comunque allora e già allora accompagnata da tutti quelli che erano gli strumenti della custodia, e quindi nell'Ottocento le persone che erano ricoverate in San Lazzaro erano persone che erano custodite, escluse dalla società, come poi è stato per un secolo, ed emarginate, e in cui l'ordine, la disciplina erano mantenute anche attraverso punizioni importanti. Verso la fine dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, si impone un modello di tipo positivistico. Cosa significa? Significa che oggi potremmo dire che la neurologia e la psichiatria in primo luogo erano la stessa cosa, cioè lo studio del cervello e lo studio del comportamento umano assolutamente erano la stessa cosa, anticipando le neuroscienze attuali magari, ma soprattutto occorreva, gli psichiatri diventarono meno ottimisti sulle possibilità in fondo di recuperare attraverso il trattamento morale i loro pazienti e cominciarono invece a classificarli, a inquadrarli in diagnosi più possibile precise, e
anche a cercare delle correlazioni, pensiamo fine 800, pensiamo al Lombroso, a delle correlazioni fra tratti somatici, fisici e le malattie mentali. Sappiamo che questa è una pista che non portò molto lontano, ma che per anni impegnò il dibattito. Si andò quindi in una psichiatria nella fine dell'Ottocento in cui si valorizzò anche negli ospedali psichiatrici e in particolare nel San Lazzaro di Reggio Emilia, si valorizzò molto la ricerca, che potremmo dire biologica. L'introduzione nel Novecento della fotografia fu uno di questi passaggi, sono fotografie bellissime che non solo rappresentavano la patologia in senso estetico, le figure, le immagini, i volti dei pazienti, ma dovevano servire proprio, secondo quella che era la fisionomica dell'epoca, a definire i tratti che poi erano i tratti somatici che individuavano la follia. Fu un periodo di grande splendore per l'ospedale psichiatrico San Lazzaro, quello alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, venne premiata all'Expo Universale e fu in quegli anni venne fondata la rivista sperimentale di Fregnatria. E in quegli anni, parlo in realtà degli anni 70, addirittura l'IVI istituì il Museo delle Cianfrusaglie. Quindi cominciò a raccogliere alla fine dell'Ottocento quegli oggetti che ancora oggi abbiamo e che erano appartenuti alla quotidianità della psichiatria in San Lazzaro a inizio Ottocento. Questo è, credo, un atteggiamento molto lungimirante che ci permette oggi di avere un materiale veramente molto, molto importante. All'IVI successe il Tamburini, Reggio fu allora un luogo di eccellenza, questo San Lazzaro nel dibattito scientifico nazionale, e poi così andiamo nell'Ottocento e naturalmente, come dicevo prima, all'avanguardia ma anche luogo di contenzione e di esclusione sociale. Galloni, quando istituì prima il manicomio, facciamo un passettino indietro, disse che dovevano esserci sì i pazzi curabili, ma anche e soprattutto quelli incomodi e dannosi per la società. Quindi non è solo luogo di cura, è luogo che serve alla società per eliminare, escludere e isolare persone dannose. La storia del Novecento, dopo, è una storia della storia di San Lazzaro molto vicina, molto legata alla storia di tutta la società. Durante la Prima Guerra Mondiale fu un centro di raccolta di cura e di diagnosi dei soldati al fronte, per distinguere ad esempio chi impazziva al fronte nelle condizioni estreme della Prima Guerra Mondiale e chi invece simulava perché non voleva combattere. In quegli anni furono anni, potremmo dire, di decadenza da un lato, di aumento vertiginoso delle presenze dentro il San Lazzaro, di riordino legislativo ai primi del Novecento, ma diciamo soprattutto, e qui arriviamo già verso il 1930-40, prima della guerra, sono anni nei quali la psichiatria cerca di sfondare sul piano terapeutico, in che modo? Con le cosiddette terapie di shock. E qua apriamo una pagina, credo, dura, dolente, no? Sicuramente lo shock insulinico, il cardiazol, lo shock cardiazolico, l'elettroshock, quindi la scossa elettrica, nell'ipotesi molto semplificata all'epoca e molto brutale per le conseguenze, che in fondo bastasse dare uno shock, bastasse dare una scossa per ottenere un cambiamento su quella che era un po' il paradigma dell'epilessia, cioè accade qualcosa, c'è una grande scossa e poi dopo. Questo fino ad arrivare, e qua siamo a metà degli anni 50, fino ad arrivare alla lobotomia, fino ad arrivare alla chirurgia, cioè si intervenne chirurgicamente sul cervello delle persone malate, determinando delle lesioni permanenti che però rendevano ebeti sostanzialmente queste persone. Ho conosciuto Gerico. Ho avuto anche io la mia Palestina, le acque limpide del Giordano. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei, i farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso dentro la folla.
un pazzo che guardava i cieli e li implorava ridendo. Noi tutti dentro l'amore eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete azzurra ci imprigionava, ma andavamo verso la messe di nostro Signore e Cristo il Redentore, confinato dietro una rete, urlava a squarciagola tutto il suo male in Dio. Fummo lavati e sepolti, odoravamo l'incenso e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non deve amare nessuno. Ma un giorno da dentro l'avello qualcosa mi ha risvegliata e anche io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Sono tornata alla vita, ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Siamo nel padiglione Lombroso, di recente ultimato nella ristrutturazione, e siamo con Giorgia Lombardini, architetto, che ha avuto la direzione, l'incarico appunto della direzione dei lavori di ristrutturazione. Quando è cominciata l'operazione di ristrutturazione? I lavori di ristrutturazione e restauro sono iniziati nel 2009, hanno avuto una durata di circa 2 anni, si sono conclusi nel 2011 e sono frutto di un accordo fra il Comune di Reggio Emilia, che questi lavori appunto ha diretto, e l'ASL, che è di Reggio Emilia, che è la proprietaria dell'immobile. È una storia abbastanza lunga, perché l'edificio, dopo il suo abbandono, che è avvenuto con la chiusura dei manicomi tra la fine degli anni 70 addirittura e poi tutto il periodo che ha portato alla chiusura completa del complesso del San Lazzaro, si è ritrovato appunto in una situazione di abbandono, di mancato utilizzo, e quindi già anni fa, già negli anni 90, era nata un pochino l'idea di recuperare questo spazio per proprio trasformarlo in un museo vero e proprio. Quindi dalla dismissione nell'epoca del vento basagliano, si è pensato poi di restituire dignità, di restituire alle persone, alla comunità tutta, questi luoghi che sono i luoghi della cura ma anche della sofferenza di tante persone. Sì, sì, ci sono stati concorsi di idee, dibattiti proprio pensando di trasformare questo spazio dimenticato in uno spazio invece in grado di trasmettere qualcosa e di diventare un punto di riferimento anche per la ricerca e l'esposizione di questi argomenti. Poi il tema si è concretizzato all'inizio degli anni 2000 e per poi arrivare appunto al 2009 a iniziare i lavori, grazie a un contributo del Ministero per i Beni Culturali, che è stato un contributo sostanziale, molto importante, di circa 2 milioni di euro, e che è stato quello, insomma, che ha sbloccato il tutto, permettendo di avviare i lavori. Quindi questi spazi, per certi versi così commoventi, della storia di tanti malati, di tanta sofferenza umana, c'è stata una restituzione alla città e alla comunità di questa storia, e nello stesso tempo il padiglione Lombroso è diventato anche anima di ricerca. Qui si può fare ricerca sulla storia della psichiatria, sulla storia della cura delle persone malate di mente. Sì, sì, infatti collegato a questo edificio c'è un centro di documentazione di storia della psichiatria che fa capo all'ASL, che è stato un punto di riferimento anche per la progettazione di questi spazi e per il loro recupero. È un centro che si occupa di ricerca, in quanto è una fornitissima biblioteca di ambito psichiatrico, ma è anche un centro che raccoglie la documentazione, i reperti, le cartelle cliniche, le opere create dai malati, che fin dall'inizio si pensava di
trasferire in questi spazi e di mostrare al pubblico in questo contesto. Credo che nel corso della ristrutturazione ci siano stati momenti anche particolari di scoperta, anche forse di sorpresa all'interno, rovistando in questi luoghi di sofferenza. C'è qualcosa che l'ha colpita in modo particolare quando sì, avete fatto questa operazione? Tutto il percorso di restauro è stato un percorso di scoperta vero e proprio, perché durante i lavori sono emerse delle caratteristiche, delle particolarità dell'edificio che subito non erano così evidenti. Primo fra tutti questo trattamento degli ambienti con questi cromatismi, questi materiali molto pregiati anche se vogliamo, in certi casi stupisce l'uso del colore, l'attenzione per l'arredo, i particolari. Poi durante i lavori, oltre a questo, sono emerse delle tracce fisiche molto forti lasciate dai pazienti, in particolare tutta una serie di incisioni, di graffiti che i pazienti hanno lasciato sui muri delle celle, ma anche all'esterno, ad esempio nel portico. Ci sono dei disegni fatti addirittura con la suola delle scarpe, perché i malati utilizzavano qualunque strumento a disposizione. E durante i lavori abbiamo trovato addirittura dei cucchiai che dovevano essere quelli usati per mangiare quotidianamente e insomma è stato il restauro, come può testimoniare anche la mia collega l'architetto Francesca Saccani, una continua scoperta, è stato molto emozionante. Ricordiamo poi anche alle nostre telespettatrici e telespettatori che qui a Lombroso dal 45 fino all'inverno del 48 è stato ospite anche Antonio Ligabue. Sì. È stato ospite perché il motivo aveva colpito con una bottiglia soldato tedesco, per cui il motivo di quel ricovero fu determinato appunto da quell'episodio e probabilmente, chissà, dietro qualche graffito, magari nella prima cella che vedremo, ci sono anche alcuni graffiti, forse di Antonio Ligabue, ce ne sono anche altri particolarmente significativi che poi andremo a vedere. Siamo all'interno del padiglione Lombroso, la prima cella al piano terra, subito sulla sinistra, che ha ospitato molti ospiti malati di mente, ha ospitato i loro momenti di sofferenza, di follia, di disperazione.